Durante la notte mi hanno svegliata con il calcio. Ehi, uè, che fai qua? Sono stato, io credevo che era lui, l'amico mio. Invece era una guardia, con questa in mano, un tempo, che era da poco finita la guerra, le guardie ti fermavano ovunque, chiedevano i documenti e ti portavano in questura e ti tenevano la notte e il giorno ti potevano far uscire. Niente. Lui appena mi ha visto che era un ragazzino che aveva un pantalone corto, poi gli scarponi, una maglietta tutta sporca, lui che ha fatto? Ma cacciato, ma per la preghiera che non sconiglia. Va, vattene là, io terrorizzato, scappando, sono arrivato sui quartieri spagnoli. Carabina! Carabina, stai arrivando! Ci parla quello! Buonasera! La piazza era la strada piena di marinai, piena di gente, piena, e poi c'erano certi pelli che si cullavano e camminavano, non hanno arrezzo, aggrappavano l'americano, perché quelli erano tutti americani. Io li guardavo e dicevo, Gesù, ma che fa? E questo è un lallone. Ma quando li guardavo, mi mise vicino un brutto vento, guardavo così, venne la signora. Questa signora, chissà chi era, mi guarda e mi fa, uè, comune, che stai facendo? Io non capisco che si dicava la parola comune, non la pensavo proprio, sembrava un boccola. Continuava a dire, uè, comune. Io indifferente mi andavo in palazzo e insisteva, comune, l'altro con te, a me. Se ne accorto, mi stava guardando, salute, come sto? Sei bellissimo. Ma mi stava guardando, ma io convinto che non potevo partecipare a questo, invece non ci trovavo proprio, perché era un po' di stesso. Ma all'improvviso il regista dice, silenzio, si gira, state pronto, ma di nuovo, sta guardando, ciao, curro! Non c'è mai stato niente, ero io che lo desideravo, che l'ho provocato. Tu? Sì. A me tu toccato. Guarda un po', guarda, ma che sei curro. Poi un giorno mi ha allontanato per sempre. Mamma era morta da poco, io avrei voluto consolarlo, in quel periodo era così fragile. E così una notte l'ho baciato in bocca. E ho provato a fargli dono del mio corpo! Ho preso il treno e me ne sono tornato a Napoli.